Mentre invece devo anche ricordarvi che domani c'è Dio e Tipico in piazza, per cui questa manifestazione che si ripete di anno in anno a Massignano, per cui tutti quelli che vorranno partecipare possono rivolgersi direttamente al sindaco, volendo, a Malavolta e farsi una ripresa da Enzo Malavolta insieme alle informazioni sui prodotti tipici locali nonché biologici di cui lui è depositario di ogni conoscenza, dal seme alla pianta. A questa cena, ormai un appuntamento fisso di Bio Tipico, è stato anche quest'anno. Ci sono molto, per chi non mi conoscesse, sono il sindaco del comune di Massignano. Buonasera e buon appetito. Diciamo che nel corso di questi anni Bio Tipico ormai è diventata, diciamo, un evento molto ormai consolidato. Ogni anno vede sempre una grossa partecipazione da parte delle persone esterne al paese, ma anche e soprattutto non siamo sicuri. Quest'anno abbiamo avuto una certa difficoltà ad accogliere tutti, abbiamo dovuto rinunciare insomma a parecchie buoni prodotti, diciamo, della nostra terra che conosciamo tutti bene e che stiamo apprezzando questa sera qui già dall'antipasto che avete già mangiato e degustato. Io ringrazio tutte le persone che stanno qua, naturalmente tutte le persone che ci hanno aiutato a organizzare queste massima, ma all'interno di questa serata c'è anche un percorso di danza dove la scuola di riferimento, ma chi vi partecipa è la presentazione del gruppo che dovrei fare alla fine. È un gruppo nato 8 anni or sono e si chiama Sguardo ad Oriente, per cui volgete tutti lo sguardo verso la ferrovia, prego, quello è l'Oriente. La danza del ventre è stata indubbiamente la madre di tutte le danze. Studi ed approfondimenti storici la datano intorno al 4000 avanti Cristo, nata come danza sacra legata ai culti religiosi della natura, e si lega con la serata del Bio e Tipico, che proprio mette l'attenzione a queste cose al di là di ogni altro. La seconda parte, sono quelli che sono, stavolta non ci metto niente del mio, è proprio così intitolato il secondo pezzo, La rinascita della... Ridete?